Beh, il presidio di Forza Nuova Piacenza oggi in via Roma e piazzale Roma, praticamente per volere qua che venga ristabilita la sicurezza dei cittadini italiani che risiedono in questa zona, che oggi sono ostaggio della maggior parte di stranieri che qua letteralmente fanno quello che vogliono. E noi proponiamo anzitutto di rafforzare la sicurezza, perché i soldi ci sono, sono stati spesi dei soldi ad esempio per il campo Rom di Piacenza, perché non vengono spesi per la sicurezza? Adesso la provincia attualmente ha 7 milioni di euro di disavanzo, perché non vengono utilizzati per incrementare la sicurezza? Tutte queste cose per dire non vengono fatte, si continuano a fare delle feste per l'integrazione, qui più che c'è da integrare c'è da cominciare a far rispettare le leggi. Avete raccolto anche delle testimonianze dai residenti? Sì, nel senso la gente qua è stufa, addirittura ci sono delle persone che sono disposte ad autotassarsi per poter fare in modo di avere una vigilanza privata. Noi pensiamo che i cittadini italiani ne pagano già anche fin troppe di tasse, devono essere protetti dallo Stato, non devono doversi autotassare per potersi garantire una sicurezza in una via italiana, di una città italiana, dove una maggioranza di stranieri, come ripetiamo, fanno quello che gli pare. Col prefetto di Piacenza abbiamo già avuto due incontri, se servirà per via di queste situazioni che continuano a ripetersi, ne avremo magari anche un terzo, che non abbiamo ancora chiesto. Quindi il messaggio di Forza Nuova qual è oggi? Il messaggio di Forza Nuova è quello di espellere gli extracomunitari che commettono reati di qualunque tipo e di ristabilire la sicurezza, di pensare prima di tutto sempre agli italiani.